Vediamo adesso in questa lezione come funziona il ciclo di Calvin. Si chiama così in onore del suo scopritore, Melville Calvin, questo qui. Il ciclo di Calvin segue le reazioni della fase luminosa. Quindi facciamo prima un breve riassunto della fase luminosa. Comincia tutto con un raggio di luce che colpisce la pianta e che fa reagire le piccole particelle all'interno della cellula vegetale, note come cloroplasti. All'interno del cloroplasto notiamo due zone, una che è il tilacoide, questi dischetti, e le altre sono lo stroma, dove avviene la seconda fase. Cominciamo con la prima fase, detta fase luminosa, quindi fissare l'energia solare. Riassunto breve. L'abbiamo detto già nell'altra lezione. Abbiamo due fotosistemi i quali reagiscono alla luce. Il fotosistema 2 comincia la reazione, assorbe la luce, così facendo trasforma questa energia in eccitazione elettrica, ovvero gli elettroni che si trovano all'interno del fotosistema per effetto della clorofilla si agitano, diventano carichi elettricamente, pieni di energia. In poche parole diciamo che gli elettroni arrivano al centro di reazione. E da qui gli elettroni si spostano lungo quella che è una catena di trasporto di elettroni, proprio perché appunto queste reazioni avvengono in punti molto vicini della membrana del tilacoide e portano a uno spostamento di elettroni da un elemento all'altro. Lo scarto di questa prima fase luminosa è l'ossigeno, perché appunto l'acqua viene spezzata ai suoi legami e avanza, tra virgolette, dell'ossigeno non utilizzato, che quindi viene espulso, per questo le piante emettono ossigeno quando ricevono luce solare. Il percorso della catena finisce per pompare degli ioni idrogeno, il che modifica la struttura elettrica della membrana, che quindi si polarizza, e così facendo si attiva l'ATP sintasi, che trasforma ADP in ATP, ruotando, diciamo, questa subunità. Nel frattempo, anche nel fotosistema 1 viene assorbita la luce. Questa luce però non viene utilizzata per il trasporto elettronico, mentre qui gli elettroni vengono trasportati per far reagire l'NADP in NADPH. Tutto questo ATP e NADPH finisce nello stroma e da qui attiva il ciclo di Calvin, che è l'argomento che tratteremo adesso nel dettaglio. Lo scopo del ciclo di Calvin è fissare l'anidride carbonica, il diossido di carbonio, per produrre della gliceraldeide trifosfato, abbreviato G3P. Il ciclo di Calvin è composto di tre fasi. Nella prima fase c'è la fissazione del diossido di carbonio, che avviene attraverso il ribulosio 1,5-bifosfato. Viene abbreviato questo in RUBP. Per effetto del diossido di carbonio, la molecola RUBP viene spezzata in due molecole da tre atomi di carbonio, invece che una grande. Nella seconda fase, NADPH e ADP riducono, quindi fanno un'azione di ossidoriduzione e trasformano la molecola in 1,3-bifosfoglicerato. L'1,3-bifosfoglicerato viene a sua volta trasformato in gliceraldeide trifosfato, abbreviato G3P. Dico le abbreviazioni perché si possono trovare più facilmente in RUBP, G3P, piuttosto che i nomi lunghi. Nella terza fase si riforma il ribulosio 1,5-bifosfato. Per ogni tre cicli di Calvin, 5 molecole di gliceraldeide trifosfato sono usate per rigenerare 3 molecole di ribulosio 1,5-bifosfato. Il rimanente gliceraldeide trifosfato può essere utilizzata per tre fini. Può essere trasformata in glucosio, può essere trasformata in un acido grasso, può essere trasformata in glicerolo. Per ottenere il glucosio sono necessarie due molecole di gliceraldeide trifosfato e si forma il glucosio fosfato. Per produrre una molecola di glucosio è necessario che il ciclo di Calvin ruoti, diciamo, si attivi per 6 volte. Queste molecole possono rimuovere il fosfato e unirsi al fruttosio per generare quello che si chiama il sucrosio, che è lo zucchero fondamentale usato dalle piante.
Il glucosio è anche la base per formare l'amido e la cellulosa che servono alla pianta per varie funzioni. In definitiva, qual è il bilancio del ciclo di Calvin? Abbiamo visto che ci sono diverse trasformazioni, ci sono diverse molecole che si spostano. L'effetto importante è che si parte con 6 molecole di CO2. Ricordiamo che una molecola viene utilizzata per ogni ciclo, per cui bisogna fare 6 volte completamente il ciclo. 12 NADPH che trasformeranno le molecole risultanti, 18 ATP e 6 molecole di acqua iniziali. L'effetto finale del ciclo di Calvin sono una molecola di zucchero, CH12O6, quindi zucchero semplice, glucosio. L'NADPH ritorna NADP, le 18 molecole ATP diventano ADP e liberano quindi un gruppo fosfato, quindi abbiamo 18 ADP e 18 fosforo e 6 molecole di acqua. Quindi tanta acqua entra, tanta acqua esce. Questo è utile perché fa in modo di non consumare, diciamo, acqua. Sono dunque necessari 6 giri completi per produrre una molecola di zucchero. Può sembrare poco, ma se ci pensiamo, si ottiene tutto questo semplicemente dall'acqua e dalla luce solare. Il nostro corpo non è assolutamente in grado di fare niente di simile.